Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Nioh 2. Dunque, nell'ultimo video, appunto, siamo andati un po' avanti nel Castello Dorato. Ho preso un po' di sberle, parecchie sberle da Gozuki e Mezuki, ma quella boss fight non mi fa impazzire. Cioè, il fatto appunto che si affrontano contemporaneamente, cioè, poi non è gestita benissimo, anche come visuale e così via. Poi certo, non, indubbiamente non l'ho giocata benissimo io. Ora, prima di andare avanti, se no mi dimentico, dobbiamo andare fuori. Dobbiamo andare a far fuori Yatsu no Kami. Perché se no mi dimentico. Quindi di qua devo ricordarmi del buco, se no ci cado un'altra volta come un pirla. Vediamo un attimo. Non vorrei che l'aria però. Vabbè, adesso vediamo. Che l'aria sia velenosa. Ah no, qua si affronta. Ok, ottimo. La posa alta fa danni, quindi buono per quello. Vedete, quando fa così ci spostiamo e poi colpiamo. Vediamo una cosa. Ma cazzo, non ha fatto una minchia. Ma c'è una roba che non mi quadra, ragazzi. Adesso vi dico che cosa. Ma colpiscila. Ma porca puttana. Ah, mo escono pure i cagaminchia piccoli. C'è una roba che non mi quadra troppo, sinceramente. La presa. Ma l'avevo schivata, dai, cazzo. Non faceva un cazzo di danni la come cazzo si chiama? L'abilità yokai. Sto gestendo male il ki. Ma figlio di puttana. Dai, ti levi dal cazzo. L'ho usato nel momento giusto. Ma l'ho fatto! Ma anche prima era giusto, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ma. Dai! Sì, vabbè, questo che però. I danni io. Qua mi devo spostare. I danni però, cazzo, non sono molti, eh. Sì, forse. Mirare non è neanche una buona idea, sinceramente. Fatemi curare. No? Ok. Sapete cosa? Dovevo rompergli il rombo sulla testa. No. Non so come ho fatto a schivarlo. Mo' ci sono i cagaminchia in giro. Quelli sono un problema, eh. Cioè, sono fastidiosi, infatti. Andrebbero quantomeno. Mamma mia, che due coglioni levati dal cazzo. Mamma, che palle però. Ma perché? Dai. Che due coglioni, veramente. Questi qua, in teoria, se li rompiamo il corno che ha sulla testa, non può più chiamarli, eh. Che mi. Sì. Mi sono rotto il cazzo, ragazzi, dai. Mi sto rompendo la minchia, quindi facciamo così. Cioè, mi sono veramente rotto la minchia. Ma no, no. Ma no, ma che cazzo? Ma gli ho esaurito il ki, perché non.
Sono quasi morta. Comunque pochi danni, strano, e ma forse ho capito dove ho sbagliato. A parte che avete, vedete cosa che è in testa, il frammentone d'Amrita. Quello, se glielo distruggete, dopo in teoria non può più evocare i piccoli. Vi ricordate quando l'avevamo affrontato nella storia principale, no? Proprio una delle prime missioni? Ecco, non gliel'ho distrutto. Sì, l'ho giocata di merda la boss fight, vabbè. Questi cazzi. Non volevo trasformarmi in yokai, però veramente mi ero cagato il cazzo con i minchioni là in giro. Non li sopportavo più. Possiamo andare di qua adesso. Tra l'altro ho acquisito un punto ninjutsu. Ninja, vabbè, quel cazzo che sia. Vediamo cosa prendere. Più 5 resistenza al veleno non è male, sinceramente. Ah, questo è interessante. Permette di eseguire più velocemente qualsiasi ninjutsu che usi su di te ed estendere la durata dei suoi effetti benefici. Però dobbiamo fare colui che vive nell'ombra per poter sbloccare questa tecnica esoterica. Ma sì, dai, facciamo questo, ragazzi. Ma allora, questa si sblocca e usciamo benissimo qua. Infatti dobbiamo proseguire di là avanti noi. Allora, come ho detto in precedenza, mi sembra di aver preso, per ora deve aver preso tutti i Kodama e così via. È il caso di livellare, direi, eh. 77-74, carica anima più 3,4%, anima più 0,7%. Direi di metterla qua al posto di Mitsume Yasura. Puttana, non posso metterlo perché non mi basta. Costa 10? Ci potrei metterla qua. Dai, mettiamola qua, un culo. Per quanto riguarda, ho sbagliato i livelli. Ho notato che adesso, vabbè, io sto portando su cuore energia, forza, abilità, come sapete, però, cioè, vedete, qua sì, mi dà più 2 al ritmo ki, vabbè, se aumento forza. Però guardate i parametri, aumentano poco, cioè invece se vado ad aumentare questi, cioè guardate come mi aumenta abilità e cuore, che sono le statistiche principali, perché abilità influisce sulle doppie katane e cuore sulla katana e così via, no? Vabbè, influisce sul ki. E quindi diciamo che il grosso aumento delle statistiche che mi servono ce l'ho con queste due. Stavo effettivamente valutando di non far salire più energia e forza, però vabbè, ormai le ho portate su, andiamo avanti così. Anche se si potrebbero lasciare a questo livello, perché vedete, comunque, con, è vero, se aumento cuore e abilità
mi va a più 10 la vita. Se aumento energia va già a più 10, ma perché, vedete, influisce sulla vita, energia. Però non ci guadagno un cazzo nelle statistiche, invece guardate qua come vanno sulle statistiche. Più sei attacco arma da mischia 1, 2, insomma. Forse aver lasciato coraggio così basso non è stata una bella mossa. Faccio anche fatica appunto perché il Ki ci mette un po' a ripristinarsi, vedete che ho lasciato il coraggio troppo basso, vabbè. Comunque per ora facciamo così, va. Allora, due livelli me li spendo qua adesso, ragazzi. E dopo porto su anche energia e forza. Per ora preferisco fare così. Ok, non penso che mi basterà questo video per terminare la missione. Me ne servirà, presumo, un altro. Allora, di qua devo andare. Buongiorno. Merda. Perdonatemi se avete sentito un rumore, mi hanno suonato il citofono. Allora, ok, sono avvelenato, magari se togliamo il veleno. Ancora, ma che cazzo suonano di qua? Porca di quella puttana. Scusatemi, citofono della dita e suonano di qua. Allora, perdonatemi se mi sono incazzato. Sempre quando registro devono rompere i coglioni. Poi mi distraggo. Andiamo là, va. Ah, Kasha, ragazzi. Ma lo spari o no? Qua c'è Kasha. E c'è un Kodama anche, che dovrebbe essere qua sotto. Ok, tra l'altro ho un punto da spendere. Samurai, vediamo cosa prendere. Non mi ricordo più cosa ho detto che avrei preso In questo caso, ragazzi, vedete, concede un bonus danno basato sul tuo coraggio a determinate abilità attive. Queste sono quelle che dovete attivare voi manualmente. Non lo prendo perché io il coraggio l'ho lasciato basso. Quindi non sarebbe efficiente come cosa. Non so che cosa prendere. Qua boh ragazzi, non so che cazzo prendere, sinceramente.
Chiedo che cazzo serve questo, aumentare il 20% di danni inflitti con attacchi a mani nude. Cioè, ma boh. Chi cazzo gioca a mani nude? Sì, poi ovviamente c'è chi lo fa, però aveva più senso aumentare il 20% i danni inflitti dalle doppie katane o dalla katana, no? O comunque delle armi da mischia, vabbè, secondo me. Cioè, qua ormai. Io veramente non so che cazzo prendere, ragazzi. Facciamo questo, va? Aumento del 5% i danni arrecati dall'arcibugio. Allora, ragazzi, cascia. Let's go. Andiamo. Ah, tua mamma puttana. Dai che ha quasi esaurito il ki. Buono. No, ho sbagliato. Lo sapevo che mi avrebbe preso con l'esplosione. Facciamo così, va, Bradipo. Merda. La visuale, no comment. No, ancora mi ha preso. Quella mossa è veramente una merda. No, minchia, no. Inizia pure a cagare il cazzo con sti cosi. Ok. Buono. Peccato. No! Ho fatto per fare il contrattacco esplosivo. Non mi ha preso il tasto. Non mi ha tolto un cazzo, ma. Ora devo stare attento. Un secondo. No, ho sbagliato la tempistica. Sebbene. Che palle quando fa così, Dio santo. Ok. Bene. Molto bella la soundtrack di Kasha. Beh, è andata decisamente meglio rispetto alla boss fight con Yatsuno Kami, un filino meglio. Vabbè, il suo nucleo lo vorrei prendere. Ok, e anche questa è fatta. Quanto siamo di video? 20 minuti, va bene. Salve. Come sta? Ma ho schivato. Cioè, ho schiacciato la X, ma boh, a volte non mi schiva.
Vabbè, i Tom Fire non le uso. I Tom Fire ho provato, ragazzi, mi trovo veramente scomodo, eh. Pettine. Allora, là, cazzo, là c'è uno di quelli là. I guerrieri magataccio, come minchia si chiamano, quelli sono veramente forti. Qui c'è un incespigatto, eh. Eccolo qua, quanto sono belli, cazzo, cioè, sono troppo belli. Allora, andiamo sotto prima di... Vediamo qua un attimo cosa c'è. Bene. Qua sta appunto al collegamento. Ma a breve mi sa che siamo al boss, ragazzi. Al boss proprio, al boss finale della missione. È un po' particolare come boss, eh? È un po' una rottura, eh. Adesso questa è una rottura di coglioni. Se distruggessi il cristallo... Vediamo cosa succede. Dai! Ottimo! Ah, è ancora vivo, cazzo! Ho sbagliato la tempistica completamente. Ma cazzo! Vabbè, ma che portata c'ha? Ma vai a cagare, va! Ma vai a cagare! Distruggendo il cristallo. Ma che cazzo vuoi te? Ho ucciso il guerriero senza problemi. Cioè, distruggendo un cristallo, appunto, è morto il guerriero magataccio subito, no? Senza star lì ad affrontarlo. Io spero che questo, ragazzi, sia l'ultimo Kodama che mi manca. Perché altrimenti... Ma dai. Altrimenti ne ho lasciato in giro qualcuno. Ottimo. Tutti gli spiriti Kodama di questa missione sono stati guidati al santuario. Quindi, ragazzi, possiamo procedere con la fine della missione. Alla sorgente termale l'ho trovata, certo, sarebbe meglio, cioè, con due cure, ma sinceramente non so se ce la faccio. Facciamo una modifica, perché qua servono le armi da fuoco contro questo boss, eh. Quindi, al posto di questo, ci metto l'arcibugio. Allora, ah, tanto c'è la scorciatoia. Ho attivato la scorciatoia, quindi è inutile andare a complicarsi la vita. Andiamo a prendere appunto. Ah, qua c'è un. Andiamo a ricaricarci gli Elisir, va? Elmo, che cos'è? Che cos'è questo set? Fatemi vedere se ha qualcosa. No, questo non va bene per me. Allora, dicevamo. Ricarichiamoci le cose prima, va. Ma dove cazzo è la scala? No, quello l'avevo lasciato giù. Vabbè, vabbè. Ma dove cazzo è la shortcut che non... È questa? Sì. Ok, facciamo così. Almeno ricarichiamo tutte le nostre robe. Assorbimento vita, abilità yokai a segno, BPU 8168. Per armonizzarla, quanto cazzo costa 7?
Direi. Cazzo, merda, per un punto non posso metterla lì, vaffanculo, va. Idem qua. Vabbè, lasciamola in stand-by adesso. E vediamo di andare a fare il boss. Allora. Io me ne sbatto. E andiamo diretti al boss. Probabile che perdo, però comunque adesso vediamo un attimo. La mia sposa. Questa ragazzi è una gran rottura di coglioni, eh. Allora, bisogna colpire quello. Guardate i danni. E poi gli occhi, eh. Però ovviamente non è che sta ferma a farsi colpire. Dai! Dio buono! Perdonatemi, ma ci voleva la bestemmia. Tra l'altro sono rallentato. No, non ne ho fatto un cazzo. Devo colpire le altre, quelle. Quelle dove si vede proprio l'occhio. Che palle! Questi sono i classici boss che io reputo veramente scomodi, più che difficili, cioè scomodi da affrontare, poi risulta difficile per la scomodità. Ma vai a fanculo. No, ho sbagliato la fretta. Ok, il danno era buono. Ok. E dopo devo usare l'arcibugo quando ho finito questo. Cioè, hai rotto un po' la minchia. Buono qua il danno. Mo non gli tolgo un cazzo, però devo andare più vicino. Ah. Se colpissi là. No, quando è chiuso non prende danni. Ok, adesso in teoria. No, ricordavo un'altra cosa, a dire il vero, eh. Però sono in merda, ho finito le... Che due coglioni! Che due coglioni! Sì, vabbè. Ho finito le munizioni, avrei dovuto usarle meglio. Comunque, in teoria, dopo un po', dovrebbe appunto accasciarsi e riusciamo a colpirla. Questo è proprio il classico boss del cazzo. Devo ricaricare le munizioni. No, che cazzo ho fatto? Ho sbagliato. Sì, vabbè. Qua. Cazzo, ero a buon punto, però vaffanculo, va. Cazzo, ma non ho... A parte che sono un pirla, non mi sono baffato. Non ho qualcosa nel mio inventario che mi permette di recuperare le munizioni.
una volta esaurite. Bisogna cercare di non andare a vuoto con i colpi, perché già ne abbiamo pochi. Potrei eventualmente poi provare, però. Questa è bellissima, ragazzi, questo set qua. Guardate che bella che è. Però. Insomma, andava bene all'inizio del gioco, sta roba qua. Comunque, riproviamo. Vediamo un po'. Quando si chiude poi basta. Buono il danno. Vedete, dobbiamo cercare di non sprecare i colpi. Buono. E di sparare bene. Buono. Buono. Il problema è adesso. Non mi ricordo cosa devo colpire. Ma se li colpissi, dai. La difesa, ragazzi. Se li colpissi con la spada proprio, non mi ricordo se si può fare. Sta cagando la minchia. No. Ok, buono. Dai, schiaccia. Ok. E dobbiamo distruggere le teste. Però. Ma Dio. Che due coglioni. Vedete poi perché devo gestire la visuale in questa maniera qua. Ed è veramente una merda. Perché io non vedo i colpi che mi arrivano da dietro, no? Infatti il trucco è stordirlo così e poi andare a colpirlo. In teoria. Però è una merda perché devo continuamente girare la visuale. Ma vai a cagare. Non riesco a fare. Ma. Probabilmente sto affrontando male io la boss. Aspetta che all'inizio, cazzo, era andata bene, figa. Dai. Dai, fai quella merda di colpo esplosivo. Ma era giusto. Vabbè. Che palle, veramente. Ok, questa boss fight è una merda comunque. È abbastanza una merda. Non capisco poi perché mettano certe boss fight, diciamo così, stressanti, cioè. Io sapete che ci tengo molto alle boss fight, eh. Cioè, ci tengo in generale alla cura del gioco. Ma questo non è la merda adesso. Perché, ma che due coglioni. Ok. Sono rotto il cazzo. Non riesco a.
Ma la colpisco? Dai! Non vedo un cazzo. Dai, ma che cazzo? No, mi ha paralizzato. Dai, madonna, che due coglioni. No, questa roba è veramente una merda. Ma non avevo avuto tutti questi problemi quando lo feci, ve lo assicuro, eh. Invece adesso sto avendo parecchi problemi. Ecco, ora in teoria dobbiamo dargli il colpo di grazia. No! No, dai! E non ho più... Ma che due coglioni, ma che due coglioni, veramente. Dai, che palle però. L'ultima roba. Ok. Quando lo feci non avevo avuto tutti questi problemi. Adesso dobbiamo aver chiuso un boss che non mi piace, se devo essere sincero, eh. Ma proprio la struttura della boss fight secondo me non è... Boh. Bello da vedere, quel cazzo che volete, ma è una boss fight del cazzo per quanto mi riguarda. Ho giocato bene la prima parte, quando ho sparato poi mi sono perso dopo. Bene, missione completata, ragazzi. Ok, in qualche modo abbiamo fatto. Rei Shodo, Schinieri del Veterano, Pipa. Allora, adesso fatemi risistemare qua un attimo. Prendiamo l'anima di Lady Osakabe. Ecco, quando rimanete senza munizioni il trucco è appunto usare il contrattacco esplosivo quando fa il colpo esplosivo, appunto per stordire la testa, colpirla e staccargliela, no? E direi che possiamo andare avanti, eh. Adesso c'è da fare tutto il riorganizzamento generale. Finalmente la spada che può dissipare l'oscurità è stata rigenerata. Se le leggende dicono il vero, questa lama è in grado di uccidere qualsiasi yokai, a prescindere dalla sua potenza. E questo vale anche per Tochiro e ciò che è diventato. È giunta l'ora di eliminarlo una volta per tutte. Ma c'è un problema. Tochiro è sempre circondato dai suoi tirapiedi e sarà molto difficile avvicinarsi per tentare uno scontro frontale. È il caso di chiedere consiglio a Tenkai sul modo migliore di affrontarlo. Vediamo questa. Danno subito meno 0,7%.
Questo è buono, eh. Mettiamolo qua, va. Benissimo, ci ha aperto varie missioni secondarie. Fiore di ciliegio ad Aigoji, missione bellissima. E ragazzi, piano piano ci avviamo verso la fine del gioco. Allora, andiamo assolutamente dal fabbro e risistemiamoci un attimo. Prima l'ha finita d'anima, ragazzi. Cazzo, però costa questo. Però cazzo, quello lì. Facciamoci l'infusione, dai. Vendiamo qualcosina. Questa potrebbe essere buona, aspetto a venderlo. Questo lo sblocco così le vendiamo, tanto non me ne faccio nulla di questo al momento. Tra l'altro si vende per zero. Ha più senso offrirlo al santuario, ma facciamo così, vaffanculo. Devo provare una cosa dopo. Vediamo se riesco a fare. Cazzo! 72.000. Merda. Posso tentare di vendere un utensile da te se... fare quell'infusione lì poi. Ora facciamo questa e spendiamo praticamente tutto l'oro. Vediamo se... E riusciamo a valutare qualcosa. Buono. Solo uno, vediamo quanto ce lo fa vendere. 44.000. Però non riesco ancora a fare l'infusione, quella della doppia katana.
Kippy 35, Kippy 36. Queste adesso poi le cambio. Vediamo. Cavolo, la tempra io non la uso mai. Sarebbe da usare, ragazzi, la temperatura. Sarebbe sì da usare. Tipo qua. Blocco critico più 12,4. Aumenta le statistiche di blocco quando la salute è molto bassa. Però vedete che io posso cambiare. Spezza attacco medio più 21,3%. Come cazzo faccio a vedere quelli? C'era un modo, perché non mi fa andare di là? Spezza attacco medio. In teoria incide su quanto spezziamo la guardia del nemico con gli attacchi medi. Penso. Danno chi abilità attiva alta più 5,5%. Ma cazzo, non mi fa vedere la descrizione di là. Però dovrei temprare più che altro l'armatura. Vediamo. Qua non c'è nulla di che. Danno subito critico meno 6,7%, direi che lascio quello. Robustezza più 2. Quasi quasi qua ci sta più difesa più 12. Vedete, possiamo cambiare le varie statistiche della nostra armatura. Difesa più 8, vita più 42. Posso metterlo sia qua che qua? Mi sembra strano. Infatti. Danno da proiettili subito, ma direi che lo togliamo, ragazzi, ci mettiamo difesa più 7. Queste cose sono molto importanti da fare. È la prima volta che uso la tempra da quando abbiamo iniziato il gioco, eh. Poi si può fare anche sulle armi, appunto. Però ma perdonatemi un attimo. Ormai qua è quasi finito il video. Se faccio così, ci costa un botto pure questo, ma vaffanculo. Al momento non riesco. Non c'ho qualcosa da vendere che si vende per un po'.
Queste potrei anche venderle tanto. Vabbè, per ora siamo a posto così. Allora, visto che siamo a 50 minuti di video, ragazzi, io mi fermerei qui per oggi. Nel prossimo video poi appunto andremo a fare Audaci tra gli audaci e La fine del sogno, sperando di riuscire a completarle tutte e due le missioni secondarie in un solo video. Adesso volevo eventualmente leggervi, perché non ve li ho letti, no, la descrizione di Shuten Doji. Cazzo, eh? Ho sbagliato. E di Lady Osakabe. Ok, guardate che bello che è. Cazzo, è troppo bello Shuten Doji. Cioè, esteticamente, per me, ripeto, uno dei boss più belli di Nioh 2. Cioè, veramente figo. Shuten Doji è uno dei tre più grandi yokai giapponesi, insieme a Tamamo no Mae e Otakemaru. Questi tre yokai sono particolarmente famosi, poiché i loro resti sono gli unici che si pensa siano ancora conservati a Uji, nel Byodo-in. Nell'antichità Shuten Doji viveva sul monte Oe, nella provincia di Tamba, e a volte attaccava la capitale in compagnia dei suoi demoni servitori. Per ordine dell'imperatore Minamoto no Yorimitsu, mica sti cazzo di nomi, oh, e i suoi quattro servitori, noti come i quattro guardiani, furono incaricati di eliminarlo. Dopo averlo indebolito con del sake avvelenato ricevuto dalle divinità, riuscirono a ucciderlo. Da quel momento la spada di Yorimitsu prese il nome di Dojikiri, uccisore di Doji. E qua appunto, per sbloccare l'altra descrizione, bisogna sconfiggere due e tre Shuten Doji. Il boss di merda, mamma mia. Vabbè. Lady Osakabe è uno yokai che ha posseduto un intero castello, impregnandolo della sua forza vitale. Esistono tracce di questo yokai in una raccolta di storie di fantasmi pubblicata nel periodo Edo. In questa antologia lo yokai si era impossessato del castello di Meiji, causando incidenti di ogni tipo e finendo con il far ammalare il proprietario del castello. Un monaco venne incaricato di esorcizzare lo yokai, ma questi si materializzò di fronte a lui con le sembianze di una donna misteriosa, intimandogli di andarsene, in preda alla collera per il rifiuto del monaco. Lo yokai si trasformò in un mostro gigantesco e lo uccise. Allora, quindi abbiamo detto che per oggi, ragazzi, mi fermo qua. È anche inutile che inizio la missione. Oh, c'è l'oggettino da prendere. Dove cazzo era? Sono sicuro che mi era apparso. Ho sentito vibrare. Sapete gli oggetti in giro per la mappa, no? Ma dov'era? Ma non era qua, ce n'era un altro, eh? Sì, non vi leggo le descrizioni perché altrimenti, minchia, perdo troppo tempo. Ma qua mi sembrava di aver. Boh. Qua ce n'è un altro. Allora, dicevo, ragazzi, fermiamoci qua per oggi. Spero che il video di Nioh 2 vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima per continuare.